La capitale del tartufo presenta il suo evento clou nel Salotto Buono della capitale d'Italia. A Roma, al ristorante Prati, sono state svelate le prime anticipazioni della 58esima Fiera Nazionale del Tartufo Bianco di Acqualagna, che taglierà il nastro il 28 ottobre in 7 giornate che si chiuderanno il 12 novembre. Rappresentiamo quest'anno la 58esima fiera, che è ricca di novità, tra le quali la gara tra le città del Tartufo, che vi vado ad elencare, che sono Alba, San Miniato, Amandola, Acqualagna, Gubbio e Isernia. Una sfida ai fornelli che decreterà un vincitore, ma solo per sottolineare e rilanciare un'eccellenza del prodotto tartufo. Acqualagna rappresenta un territorio più ampio che sono le Marche. Noi siamo qui anche a rappresentare le Marche, un territorio d'eccellenza che deve essere sempre più scoperto e visitato dai turisti. Siamo in un territorio boccato già di per sé, comunque per la crescita del tartufo. Si possono raccogliere nel nostro territorio tutte e 9 le tipologie di tartufo commerciabili in Italia. È una caratteristica unica di Acqualagna. Acqualagna vanta anche la denominazione di origine. Il tartufo si può chiamare tartufo bianco di Acqualagna o tartufo bianco di Alba. Quindi le due denominazioni riconosciute a livello mondiale sono solamente queste. Ormai nel 2023 è importante parlare del tartufo come un prodotto tutto l'anno, come una grande capacità anche di coltivazione, e la misura di forestazione che prevede appunto impianti di coltivazione del tartufo danno continuità e si è intervenuti anche dal punto di vista legislativo con una imposta sull'IVA ridotta, ma per fare in modo di valorizzare una filiera, farla diventare sempre più imprenditoriale e fare in modo che oltre alla raccolta che avviene poche parti dell'anno, ci sia una continuità durante tutto l'anno. Acqualagna in questo è un grande emblema di come si raccoglie, di come si coltiva, di come si trasforma, di come si somministra poi ai consumatori. Il tartufo è una passione incontrollata per la quale si possono fare anche delle pazzie. Non è necessario ma indispensabile. Come diceva Oscar Wilde, posso rinunciare a tutto tranne che al superfluo. Per cui ben vengano queste manifestazioni, queste occasioni per conoscere. Non c'è solamente quel tartufo, ma c'è anche il tartufo di Acqualagna.